Ciao ragazzi, bentornati. Vi alzo un po' il volume così almeno vedete, sentite meglio. Com'è ragazzi? Tutto bene? Allora, come promesso, oggi vi presento il nuovo Super Recluta, il 3.0. Allora, sostanzialmente la modifica ha delle modifiche. Il mazzo è più mid-range rispetto al precedente che era un po' più control. E mi è stato dato dal mio amico Alox, che è della Element Gaming. Ed è il mazzo con cui lui ha fatto leggenda. Dalla lista che avete qui di fianco manca il masticatore zombie perché se no non c'entrava. E ve lo andiamo ad analizzare. Un masticatore zombie, un'eguaglianza, un gufo, due lanciatori di coltelli, due mini bot, un protettore d'argento, una meccanomazza, due adunate militari, un esperto di caccia, due pacificatori di Aldor, un tecnocontrollore, due spadoni, due consacrazioni, una messa del culto, due segatronchi, un lauteb, due sputafango, una silvana, un dot boom. Una mano celestiale, un Ragnaros e un Tyrion. Allora, ragazzi, voi direste: cavolo, ma in questo mazzo non c'è il quartier mastro. È proprio lì, la forza di questo mazzo. Il non avere il quartier mastro, gioca a tuo favore. E vi spiego. Ormai, quando uno incontra il paladino e fa adunata militare, sa bene che, le reclute sono un pericolo. Sapendo bene che si reca su un pericolo, io ho visto druidi farmi la spazzata in faccia per togliermi le reclute. Capite, ragazzi? La gente proprio ci va a sprecare le carte, ci spreca vita dei minion per andare a tradare le reclute. Ed è lì la potenzialità, proprio non avere il quartier mastro ti permette di avere altre carte con sinergie magari anche migliori a volte, perché il quartier mastro se non ti entra la combo è inutile. In più però l'avversario, pensando che tu hai il quartier mastro, va a sprecarci spell, carte, eccetera. Ed è lì la sua potenza. Poi ragazzi, guarda, si gioca con un normale paladino, la maestra del culto è un'ottima carta che in combo con la donata militare ci fa pescare tantissimo. Il protettore d'argento serve a fare quei trade, a tradare e a non perdere le creature, è molto utile in questo tipo di mazzo. La meccanomazza fantastica che ci permette di mettere in campo una provocazione ed è ottima. E poi è un normale coso. Vi consiglio Ragnaros di usarlo come finisher, possibilmente, o se la situazione lo richiede, lo giocate come meglio pensate. E ora vi faccio fare. Ah, poi questo mazzo praticamente da metà 6 mi ha portato quasi a metà 5. E andiamo a farci una partita. Andiamo a vedere com'è. Spero che vi piaccia. Se il mazzo vi piace, mettete un bel mi piace al video. Se avete dei commenti sul mazzo, scrivetemi sotto, io vi rispondo. E se il video vi piace, come al solito, condividetelo che mi aiutate a crescere come canale. Aumento un altro po' il volume, che forse è un po' troppo basso. Ah, un Mirror Man, Ti un batterò Mirror con Match. orecchio. La giustizia pretende il castigo. Allora, di secondo. Io toglierei, tranne la consacrazione, toglierei tutto. Sono un po' indeciso se lasciare il Segatronchi pilotato anche, ragazzi. No, togliamo anche il segatronchi. Teniamoci solo la consacrazione, ragazzi. Adesso zombie show oppure un mini bot oscurato non sarebbe male. Molto piacere. Ottimo, ottimo. Passiamo. Ora vediamo che gioca. Allarme rosso, fuori assati. Allora, vediamo un po' come si comporta. Allora, direi di fare così. Facciamo così.
Lo spadone è ottimo. Allora. Prendiamoci sui 2 danni. Bene. Alla Siamoci battaglia. sì. Armi, salve. Preferisco tenermi il gufo, ragazzi, in caso per Silvana, sostanzialmente. Che questo tipo di mazzo la gioca. Allora, vedete quello che vi dicevo? Uno è costretto a tradare. Perché non puoi lasciarli lì. Sarà un mazzo come il mio? Non lo so, però noi andiamo a fare così. Ottimo. Allora, ora facciamo così. Prima la silenziamo. Prima. Poi la silenziamo. Pedina. No, la facciamo così. Segui le regole. Mandunata. Attivazione del dislocatore mentale PC 130. Tanto male. O meglio, tanto meglio. Allora. Allora, io farei mazza, Lauterbach, tradirei lui, farei andare così e passare. 5, 6, 7 danni. 7, 4, andiamo. Quasi a limitarlo. Fatto bene a tradare prima. Allora, perfetto, io allora direi di fare così. 3, 4, 5, 6 danni. 6 danni. Dai, facciamo così. Danno. Eguaglianza. E adunata. Ah no, ci sta. Va bene. Sì.
Non siamo messi benissimo, ragazzi. Non siamo messi benissimo. Allora, per forza. Allora, prendo un danno, quindi vado a 7. Lui ne ha 4. Se avesse un'altra consacrazione mi porta a 6. Grazie. Chissà se... È rischioso perché se avessi in mano la consacrazione mi ucciderebbe se io trado. Se invece non trado, 4, 5, 6, 7, Chissà se... 8, 9. Ok, allora facciamo così. Non tradiamo, ragazzi. E vediamo un po' quello che fa lui. La speranza è magari ci entri in mano celestiale. Brutta carta. Persa. È proprio persa questa, ragazzi. Eh sì, perché vado a 7-8. Non ho modo per fermarlo. Persa. E vabbè. È andata male, ragazzi, però vabbè, non tutte possono andare bene le partite. Facciamo un'altra, vediamo un po'. Purtroppo, ragazzi, diciamo che non c'è entrata la consacrazione, non c'è entrata la seconda consacrazione. Non c'è entrato il protettore d'argento, non c'è entrato Ragnarok, non c'è entrato Tyrion. Purtroppo non ci sono entrate molte carte che ci avrebbero fatto la differenza. E ci ha un po' fregato quel tecnocontrollore, anche se quando l'ha giocato non ci ha preso niente di importante, ma però ha dato fastidio. Allora, via tutto. Con i guerrieri non è facile. Con i guerrieri non è facile, ma speriamo di riuscire. Beh, a questo punto ci proviamo. Oh, dai, su, mamma mia. Ma che cavolo dovrei fare con tre le mani? Oddio. Avete riscontrato, ragazzi, che ultimamente la gente è lenta a giocare? E anche molto, anche. Allora. Facciamo così.
Allora, non sarebbe male se mettere in campo lui. Ma sì, dai, facciamo così. Allora, io farei questo punto così, perché tanto andare a fare l'arma se dopo la prende lui è un po' inutile. Facciamo così. Così comunque è costretto ad attaccare lui. E si prende altri 4 danni in faccia. Cinque danni faccio. Allora, vediamo un po' come procedere adesso. Armatura pronta all'uso. Torna al lavoro. No, leva tolta assolutamente. Allora, quella va tolta perché se no, ragazzi, non possiamo fare crescere l'armatura adesso. Anche perché adesso inizierà con le combo 5 più 5 d'armatura, ecco, vedete. E quindi inizia a essere abbastanza rottura, non so. Allora, un colpo di scudo fa. Non prendo, dai. Allora, facciamo così. Adesso farò un vortice di lame. Un turbine, no, un vortice di lame, scusate. Deve stare in un museo. Ah, questa è pesante, ragazzi. Questa è pesante. Questa è abbastanza pesante. Proprio molto pesante. Allora, facciamo così. Attivazione del dislocatore Facciamo così. mentale 130. Per la giustizia. Purtroppo ora inizia. Allora non è facile stare dietro. Non è affatto facile. Un berserk. Allora, lo mettiamo anche noi. Facciamo moneta.
purtroppo è riuscito a pescare talmente tanto da Richard Jones, è diventato problematico. È diventato molto problematico. Ora inizierà a fare le sue giocate, poi diventa un problema. Alestrada? Allora, Giustizia. facciamo... Speriamo che non abbia anche Alestrada in modo da poter andare a curare... No, no, cioè meglio. Scusate, ho detto una stupidaggine. Speriamo che ora non abbia combo particolari. Ad esempio, ora se ci giocasse Barone Gelton potrebbe diventare un problema. E adesso il fuoco. Peggio, forse. Forse anche peggio. Vabbè, questa è la partita. Questa è la partita, non è delle migliori. Andiamo a curarci. Ok, e vediamo un po'. Purtroppo l'abbiamo fatto pescare tantissimo, ragazzi. E questo è deleterio, è molto deleterio. Ho fatto così, ragazzi, perché giocare Ragnaros poteva risolverci il problema, ma non è detto che ce lo risolveva. Invece così, almeno se non ha Silence, lo mettiamo in difficoltà. Sperando non abbia già la combo con Sono Garrosh. resistente. Allora, proviamo così, ragazzi. Sopravvive. 50-50. Ok, la rispondiamo così. Speriamo che non abbia Garrosh, ragazzi. Se no diventa un bel problema. Potrebbe avere benissimo l'esperto di caccia adesso. Questa non ci voleva, ragazzi. Me lo doveva togliere. Vabbè. Due volte 50-50 e due volte abbiamo fallito, ragazzi. Vabbè, può succedere. Con Silvana e abbiamo fallito con Ragnaros. Vabbè, vuol dire che questa va persa la partita, ragazzi, perché se no, altrimenti,
non avrebbe fatto nulla di tutto ciò. Però se ci pensa vuol dire che non ha la chiusura, e questo è già positivo, ok? Questo è già molto positivo. Devo scegliere. Ah! Cioè se gli rimane il suo ragno, la sua paura. Addio? Ah, no. Già qualcosa. Proprio. Ha deciso di ucciderlo. Vabbè, andiamo con lui. Così no. Senza ne faccio. Allora, la risa l'ha finita. Quindi ora farà l'esperto di pro, se avrebbe fatto prima l'esperto di caccia su Ragnaros senza applicare la rissa, no? Oh, no, può darsi l'avrebbe anche fatta con... Vabbè. Non ho tempo per giocare. Exhibit. Ce l'ha tutti. Ce l'ha. Facciamo così. Tre. Alla battaglia. Uno. Segui le regole. E adesso... Allora, purtroppo ho sbagliato a forzare le pescate, ragazzi, perché non dovevo fargli attivare. C'è la chiusura. Allora, per forza lui. Questo è l'ultimo avvertimento. E ora vada come vada. Staremo a vedere. Se c'è il silence, siamo morti. Sperando che non ce l'abbia. No. E vabbè. Ci ha fregato, ragazzi. Ci ha fregato. Purtroppo Tyrion ha centrato forse troppo tardi. E quei danni in più ci hanno fatto male. Vabbè, ragazzi, ci può anche stare questo. Ci poteva stare. Vabbè, ragazzi, comunque avete visto un po' come funziona il mazzo. Il mazzo funziona bene, ora a parte questa partita che magari non ci è andata bene. No, l'errore è stato che ha pescato tantissimo con Harrison Jones. Pescando tantissimo Harrison Jones gli ha permesso di fare entrare le sinergie giuste.
il guerriero quando pesca tanto è molto pericoloso. E niente, ragazzi, purtroppo a noi le carte ci abbiamo avuto due momenti topici in cui potevamo essere più aggressivi e vincere la partita. Uno è il 50-50 con Sylvanas che ci ha fregato, e l'altro 50-50 con Ragnaros che ci ha fregato. E quindi lì abbiamo sudato sostanzialmente. E niente. Vabbè, ragazzi, per oggi è tutto. Spero che vi sia piaciuto il video. Mettete mi piace, condividetelo così mi aiutate a crescere come canale. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!